Eder. Mech. Pallister. In attesa dei risultati dell'autopsia sul corpo di Salvatore Caleca, un 43enne originario di Torrenova, la procura di Patti, guidata dal procuratore Angelo Cavallo, sta conducendo un'indagine approfondita per chiarire la dinamica dell'incidente stradale avvenuto il 10 agosto scorso. Caleca era alla guida di una Nissan Qashqai quando il veicolo si è schiantato contro il guardrail, causando la morte non solo del conducente, ma anche della moglie, Michela Bucci, 40enne proveniente dalla provincia di Foggia. Attualmente, le ipotesi più accreditate riguardano un possibile colpo di sonno, un malore improvviso dell'automobilista o un guasto tecnico all'auto. Tuttavia, gli inquirenti hanno escluso la partecipazione di altri veicoli nell'incidente. Un aspetto cruciale emerso dall'indagine è il ruolo del guardrail, che potrebbe aver avuto un impatto decisivo sulla gravità dell'incidente. Dopo aver perso il controllo, la Nissan Qashqai ha colpito violentemente la barriera protettiva a sinistra e poi è rimbalzata, incastrandosi contro il guardrail sul lato opposto. È possibile che entrambi i coniugi siano stati fatali già dopo il primo impatto, trafitti dal guardrail che ha penetrato l'abitacolo come una lama. È significativo notare che le due figlie della coppia, di 5 anni e un anno, si sono miracolosamente salvate, rimanendo illese a causa della loro posizione nel veicolo. La più grande era seduta con la madre nel sedile posteriore, dietro il padre. Tuttavia, hanno assistito alla drammatica scena, un evento che ha profondamente segnato la loro giovane vita. La bambina più grande ha condiviso i dettagli dell'incidente con il primo soccorritore, un medico del 118, segnalando la gravità della situazione. In seguito all'incidente, il procuratore capo di Patti, Angelo Cavallo, insieme alla sostituta Antonietta Ardizzone, ha ordinato il sequestro della Nissan Qashqai e del tratto di guardrail coinvolto. Per verificare che fosse conforme alle normative di sicurezza, nei prossimi giorni, un perito sarà incaricato di esaminare la dinamica dell'incidente e di valutare eventuali problemi meccanici al veicolo, nonché la regolarità della barriera protettiva. Nel frattempo, la procura di Patti ha trasmesso gli atti alla procura dei minori di Roma, affinché venga nominato un tutore per le due bambine, attualmente in custodia ai nonni e agli zii. La famiglia Caleca, infatti, risiedeva a Roma e si trovava in viaggio verso Torrenova, il paese d'origine di Salvatore, per trascorrere un periodo di vacanza. In segno di rispetto e lutto, il sindaco di Torrenova, Salvatore Castrovinci, ha sospeso tutte le manifestazioni previste per il Ferragosto e ha annunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. Nel tardo pomeriggio del giorno dopo l'incidente, la Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, sotto il comando del sostituto commissario Sandro Racuia, ha proceduto al sequestro della struttura del guardrail situato nel tratto autostradale dell'A20, nei pressi del casello di Brolo, dove si è verificato l'incidente e il primo impatto del veicolo. Gli atti sono stati notificati al responsabile del CAS di Messina. In conclusione, la comunità di Torrenova è in lutto per la tragica perdita di Salvatore Caleca e Michela Bucci. Un evento che ha scosso profondamente la popolazione locale e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale nella zona. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.